Buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay. Sabato il Pescara è incappato in una partita negativa. Questo pareggio casalingo con il Venezia ha lasciato molto amaro in bocca, soprattutto per come è maturato in vantaggio di due reti. Gli uomini di Zauri non sono riusciti a cambiare l'inerzia della gara e così due punti buttati all'aria dopo 15 giornate di campionato. Classifica sempre molto corta e sabato si va sul campo del Frosinone, che ha vinto anche la prima partita in trasferta a Castellammare di Stabia. Analizzeremo queste 15 giornate di campionato, il momento che sta vivendo il Pescara con il dirigente che probabilmente conosce più di tutti le sorti di questa società. Mi riferisco al presidente onorario della Delfino Pescara, Vincenzo Marinelli. Buonasera Marinelli, grazie per aver Buonasera, buonasera a accettato tutti. il nostro invito. Ricordiamo anche accompagnatore dell'Under 21 da una vita, quindi si divide tra l'azzurro ed il biancazzurro. E questa sera Marinelli si confronterà con i colleghi della stampa, con il nostro Totò De Nonardis. Buonasera Totò, ben rivisto. Al suo fianco abbiamo il nostro compagno di viaggio, Francesco Di Francesco. Buonasera. Buonasera, Buonasera salve a Francesco. tutti. E siamo in attesa di un altro collega, Nicola Marini, che ovviamente il buon Vincenzo conosce da una vita per i suoi trascorsi al Tempo e alla RAI. Sta arrivando Marini dalla capitale, intanto salutiamo in regia Andrea Costantini perché ci sono novità di giornata per quanto riguarda gli allenatori e ci sono anche dei posticipi questa sera. Buonasera Andrea. Assolutamente sì, buonasera Enrico, buonasera agli amici da casa. Il posticipo di Serie B si gioca al Curi, Perugia Cosenza. La gara dunque vede impegnate l'ex allenatore del Pescara Massimo Oddo dopo la vittoria sul Pescara e anche il passaggio del turno in Team Cup. Si sta giocando in Serie C il match tra San Benedettese e Gubbio, vantaggio della San Benedettese 1-0 con una rete abruzzese, quella di Di Massimo. E poi le novità di giornata, soprattutto per quanto riguarda la panchina del Livorno, è ufficialmente finita l'era Breda, che è stato esonerato dal presidente Spinelli. Il nuovo allenatore sarà Paolo Tramezzani, che domani firmerà il contratto con la società labronica. È stato in corsa fino all'ultimo momento anche l'ex tecnico biancazzurro Giuseppe Pillon, ma alla fine la scelta è ricaduta appunto su Tramezzani. Notizie anche da Salerno, dove i patron Mezzaroma e Lotito hanno confermato la fiducia, tuttavia a tempo all'allenatore Giampiero Ventura. Sarà decisiva la gara della prossima giornata contro il Crotone. A te. Grazie Andrea. Allora, Presidente Marinelli, 15 giornate di campionato in Serie B, cosa le hanno detto per quanto riguarda il Pescara? Abbiamo perso 4 punti. Siamo Secondo, in vabbè, adesso a credito? parte si sa che il campionato un po' di Serie B è tutto particolare, quindi non puoi fare previsione, bisogna andare avanti di giornale in giornale, soprattutto scordarsi quando si vanno e non ne abbiamo fatte anche delle belle vittorie e poi magari fare una prestazione non all'altezza di quella che è la squadra, che dove in altre partite avevano fatto vedere delle grandi cose, specie fuori casa. Quindi comunque un rammarico perché, guarda caso, potevamo stare un po' quasi ai vertici al secondo Ecco, vediamola posto. ancora, questa classifica è E sempre pur, molto sì, corta. purtroppo, purtroppo la Serie B è così, quindi speriamo, io sono convinto che passerà un po' questo shock che c'è stato, perché poi vincere così in casa 2-0 e poi non so, un'altra partita nel secondo tempo, in quanto ci rimane male, stai male, io sono stato male purtroppo perché non immaginavo, visto come si era messa la partita nel primo tempo, visto i gol in vantaggio, che si potesse pareggiare. Comunque devo dire che il Venezia è una squadra che ha giocato tutto sommato, un po' la colpa è stata nostra per delle cose che io non voglio analizzare perché Non sicuramente entra non mai sono sul piano all'altezza. tecnico, no? Sul piano tecnico non ci voglio entrare perché io dico, anche se ne capisco qualcosa, però ne capisco meno dal tecnico, un po' quelli che sono addetti ai lavori. Quindi fare dire come uno l'ha visto, perché secondo me le partite vengono analizzate anche a livello personale, no? Difatti ci sono discussioni, uno vede un giocatore in una determinata maniera, l'altro lo vede in un'altra. Io penso che la squadra che va in campo perché l'allenatore durante la settimana, cioè, è riuscito ad avere e a preparare una formazione che gli potesse dare il massimo, ecco. Abbiamo titolato questa sera Incastrati dal Venezia, anche per giocare sul nome del portiere che sì, avrà commesso qualche errore di troppo, però ricordiamolo sempre che è giovanissimo, quindi ha delle attenuanti e poi ci sembrerebbe
ingeneroso buttare la croce solo sul portiere, anche perché tutta la squadra non ha reso al meglio, no? No, assolutamente, io non vado a penalizzare i singoli, quindi dico che tutto sommato tutti quanti, cioè in Serie B tutti devono dare il massimo, si gioca in 11 e quindi la squadra deve essere compatta, coesa, determinata e vogliosa, quindi di trasmetterla anche un po' a quelli che stanno in campo o che sono a casa, di vedere che hanno voglia di dimostrare le loro capacità. D'altronde sono ragazzi che hanno l'interesse di emergere e sanno che il campionato di Serie B è una vetrina e quindi lo devono sfruttare al massimo. Secondo il mio punto di vista, cioè, ha una squadra all'altezza di competere anche con le altre, l'abbiamo vista anche col Benevento, insomma, con tutte le altre, inutili analizzare le partite singole. Quindi però è stata la prima partita dove il Pescara ha subito il gioco degli avversari, anche sì. Quando ha perso con lo Spezia non era accaduto tutto questo, ecco, come mai per la prima volta abbiamo visto un po' la fotocopia di partite anche dello scorso anno, però lo scorso anno pur giocando così si riusciva a vincere. Ma abbiamo subito perché forse ci siamo impauriti, volevamo difendere a tutti i costi il 2-0 e poi guarda caso è stato un... Cioè, tutto abbiamo preso due gol un po' inevitabili, ecco, devo dire, però il calcio è questo, quindi ci sono anche gli errori nostri e degli altri che purtroppo le partite non finiscono come uno immagino, quindi andare a penalizzare i singoli è inutile, il portiere ha fatto anche delle belle cose, quindi ha fatto anche delle belle parate, quindi è inutile prendersi col portiere, assolutamente. Quindi io però diciamo che tutto sommato il pareggio è giusto. È rimasto un po', abbiamo subito un po', devo dire appunto quello che dicevo prima, che il Venezia gioca bene, è una bella squadra, quindi ha meritato tutto sommato. Diciamo, è arrivato intanto Nicola Marini da Roma. Saluto, buonasera Nicola. Grazie. Buonasera. Che viene dalla capitale, quindi uscire dalla capitale. Vabbè. Hai trovato traffico. A me c'è sì. Il presidente del Colle che mi dice voi siete periferici. Allora. Lo facciamo respirare un attimo Nicola. Totò, partiamo da te, finora si è espresso il presidentissimo su questa partita. Totò, vuoi dire anche la tua? Sei d'accordo con le valutazioni? Pescara diverso dalle altre volte in casa? Beh sì, diverso, è ovvio che insomma il commento del nostro presidente è abbastanza morbido, nel senso che lui è abituato anche a questi tipi di ne ha viste di cotte e di crude. Esattamente. Quindi. No, quello che ho visto io, in effetti, voglio dire, la partita che lascia molti rimpianti, perché a parte, sono due le considerazioni, una che se andiamo a vedere, il Venezia ha fatto quasi tutta la partita, l'ha fatta quasi tutta, se si tolgono i due gol del Pescara è stata solo Venezia, e quindi da questa parte ti fa capire che probabilmente questa partita l'hanno anche giocata meglio loro, che poi siano stati favoriti da un mezzo infortunio del portiere, e dal fatto che insomma, poi alla fine il Pescara ha anche fallito l'occasione per vincere. Però dall'altra parte, sai, una partita che tu stai vincendo 2-0... La porti a casa. Esatto, è difficile pensare. In effetti la gestione di questa, magari un'altra occasione ha pagato, questa volta proprio perché dall'altra parte c'era una squadra che giocava molto bene, non ha pagato. Perché io quando sento dire, sì, l'errore che abbiamo fatto è stato quello di abbassarci troppo. Ho capito, però per non abbassarti magari devi avere anche qualche difensore in meno, cioè se tu la squadra è piena zeppa di difensori, centrocampo che soffre, non hai possibilità di ripartenza perché non hai gente veloce davanti, alla fine la partita la subisci. Quindi non condividi insomma, anche quella scelta di inserire un ulteriore difensore? Sì, ma soprattutto anche in particolare la rinuncia a Macino, comunque sì, sì. Non mi è sembrata una mossa azzeccata, proprio perché stavi subendo troppo il gioco, per cui dovevi comunque garantire delle ripartenze, anche se stai vincendo 2-0, sì. Insomma non era... Bisogna cambiare l'inerzia della esattamente, partita. Esattamente, sì. Magari, che so, mettere magari un giocatore veloce in avanti, in panchina per esempio c'era Cisco, ma adesso sto facendo il tecnico, sì. Non lo voglio fare, però voglio dire, la lettura della partita è questa, cioè che a un certo punto il Pescara
si è trovata in balia del Venezia, e questo è il problema, non è riuscito più ad alzarsi, a fare. Quello che poi sconcerta un po' è il fatto che da una volta subito il gol si è ripresentato davanti con Brunore, ha avuto l'occasione per chiuderla di nuovo, però anche questo è il contropiede, cioè è stato un contropiede, certo. Quindi è stata una partita che non mi ha convinto, soprattutto per questo, per la gestione, soprattutto per il vantaggio, che probabilmente non era nemmeno troppo meritato il doppio vantaggio, come ho già detto, perché il Venezia stava giocando, però quel tipo di partite se la gestisci meglio probabilmente la porti a casa. Ecco Nicola, però conoscendo Zauri, che non è tipo che specula sul risultato, come ti spieghi questo atteggiamento senza coraggio? Poi è una fase del campionato piuttosto tranquilla, quindi non dovevano esserci pateni d'animo sotto questo aspetto. Atteggiamento sbagliato, dall'inizio alla fine. Se la vogliamo sintetizzare in tre punti, partita, prestazione deludente della squadra. Se ci dovesse essere un vincitore ai punti, sicuramente non è il Pescara ma il Venezia, e nelle uscite il portiere è davvero imbarazzante, perché adesso noi stiamo analizzando quell'errore che ha fatto, ma anche ce ne sono stati altri ma non è tutta la colpa del portiere. Infatti, l'avevo detto prima, però succede, è successo sempre che il portiere ha sbagliato a Castellammare, a Perugia con quella uscita suicida che è costato il rigore, e ieri nei momenti topici, perché a Perugia appena pareggiato è arrivata quella uscita improvvida, chiamiamola così. Ieri ha riaperto la partita, non c'è niente da fare. L'atteggiamento è stato sbagliato dall'inizio, sono d'accordo con l'analisi che ha fatto Totò, cioè tu hai la possibilità tu devi imporre il tuo gioco. Tra l'altro, ecco perché non c'è riuscito. Tieni presente che a Perugia, dove abbiamo perso 3-1, la palla l'abbiamo tenuta più noi che il Perugia. Perugia ha fatto i tre gol, esatto. e poco. Però ha portato a casa i punti. Quindi il problema è che questa squadra è una squadra un po' pazzarellona, perché tre partite le azzecca e poi le ultime tre. Però restiamo all'atteggiamento, è la prima volta che il Pescara subisce. Sì, è la prima volta, è la prima volta che subisce così tanto. Sì, così tanto. Posso aggiungere una cosa, che tra il fatto che ha subito sei, però i due gol del Pescara sono stati uno più bello dell'altro. Due perle. La squadra è in grado di esprimere quel tipo di gioco, perché il gol è quello che ci chiediamo. Il problema è proprio quello, che in effetti questa storia di timore eccessivo, secondo me, di fronte a una squadra che in quel momento ti sta mettendo sotto, ha portato a questa situazione. Perché c'è una chiave secondo Marinelli, perché non credo che l'allenatore abbia detto di abbassarsi. No, assolutamente no. Secondo me c'entra la mentalità della squadra. È inutile se a un certo momento trovi una squadra che gioca bene, tu ti indietreggi e dopodiché davanti, quando fai lei, non riesci nemmeno a fare il contropiede come l'abbiamo fatto poi negli ultimi minuti, si creano i problemi. Sicuramente non è dell'allenatore, io dico da tutti ecco, i componenti, molti pensano, perché si vengono in 11 o sì, anche quelle che stanno in panchina, si perde di Palmiero, non so, evidentemente non secondo la mia impressione, che hanno avuto un po' paura, perché vedi un po' quelle che hanno fatto negli ultimi minuti, perché ci siamo spaventati, ma anche prima. Quindi a un certo momento, non lo so, nella testa. Ma paura di che? Tieni presente che io dico sempre ai ragazzi che la prima cosa ci vuole la goccia. Esatto. È la testa, perché secondo me la paura è quella del portiere, che determina guarda, tu. Guarda che il portiere, quindi è se importante, tu ci stai, stai bene, sei preparato, e quindi sicuramente non avvengono. Difatti è la prima volta che è avvenuto che ci siamo chiusi così. Quindi siamo una squadra da psicologicamente, sì. Il fatto che tu non hai un portiere che ti dà sicurezza mette paura a tutta la squadra. Se tu hai tu visto, dici che quello è. No, quello è un fattore importante. Motivo, perché negli ultimi 20 minuti, si è visto, tutta la squadra era in aria, quasi a proteggere il portiere. Sì, ma questo è successo dall'inizio della partita, sì, che sei stato all'inizio basso. Della partita, all'inizio della partita, però quando tu non c'hai il portiere, non c'hai Palmeri, non c'hai un centravanti che fai gol, il problema no, nasce. Stai solo pure. Eh? Francesco? Sta solo davanti. È stata una partita stranissima, ma quello che preoccupa ancora più strano l'atteggiamento della squadra. Si potrebbe dare un'ancora di salvezza dicendo che forse è la prima vera gara sbagliata totalmente come atteggiamento, come ricordavi tu, peggio rispetto alla sconfitta con lo Spezia, però è
così ho detto, se vogliamo dare proprio un angolo di salvezza, visto che questa squadra ha dimostrato in altre occasioni di avere le risorse tecniche, mentali e fisiche per governare la partita. Qui non è stata mai governata. Bello il gol di Galan, ancora più bello quello di Macino sul 2-0. Io credo che anche se è la giornata storta, ma il doppio vantaggio ti deve portare anche a muoverti diversamente, ti deve svegliare tra virgolette e accorgerti che c'è qualcosa che non va. Non può essere solo per l'errore del portiere o poi per le sostituzioni più o meno azzeccate da parte dell'allenatore. Per quello dico, è una gara strana, ma ripeto, ancora più strano l'atteggiamento, e sotto questo aspetto mi viene anche da dire che forse un pochettino ci si può anche preoccupare. Poi magari, e ce lo auguriamo, veniamo smentiti dalla trasferta di Frosinone, dove incontriamo, teniamolo presente subito, la squadra più in forma del momento, in netta fase. Un mese esatto, un mese e due mesi fa il Frosinone stava quasi al limite della zona, classifica corta, però quasi al limite della zona. E quindi si ritorna indietro a fare vecchi discorsi, perché questa squadra era partita male, poi ha avuto un ciclo positivo, adesso due punti in tre partite. Tenendo presente che ci sono stati anche degli infortunati, cioè si puntava su, mi riferisco sicuramente all'attacco, quindi al centravanti che si è fatto male, perché secondo me abbiamo perso uno dei migliori, senza togliere niente agli altri, però Tuminelli l'ha dimostrato con l'Under 21, ha dimostrato sempre, secondo me, poi con tanta voglia di far bene perché vuole crescere, e poi cioè ci sono state dei infortuni. Io non dico, io sono convinto che nel momento in cui si parlano tra di loro, penso che lo stanno facendo, l'hanno fatto anche prima, però adesso di più, e si rendono conto di quelle che sono le loro possibilità, la loro situazione, cioè Pescara sarà come quelle delle belle partite, diciamo, non che può assolutamente ripetere la gara, la prestazione di domenica, specie quando ti trovi in vantaggio e quindi vai a fare delle cose che non hai fatto in nessun'altra partita. C'è solo da sperare una squadra dopo che attacca, esatto, vince 2-0, ma continua, cioè non l'ho capito. Quindi secondo me la mentalità anche dei ragazzi, io neanche toglierei ai ragazzi, anche al mister, però c'è mancato qualcosa, non lo so, non ti so spiegare. E quindi ecco quello che mi chiedo io. Finora aveva dimostrato questa squadra di essere una delle squadre tecnicamente più forti del campionato. Allora, una squadra tecnica può essere che non riesce a gestire una partita che vince 2-0? Da cosa dipende secondo te? Dalla mentalità, dall'atteggiamento che c'è stato in questa partita particolare, perché non posso pensare che deve dare l'allenatore in questo senso. No. Allenatore, ma la squadra deve anche rispondere a certe sollecitazioni. Non ci dimentichiamo che il Venezia è quella che ha fatto più punti fuori casa di squadra. Sì, ha perso solo a Crotone. Quindi praticamente ha perso solo a Crotone, quindi ha fatto sempre bene, ha giocato bene, e si deve dare atto che hanno giocato dal primo al 90° minuto. Anche sul 2-0 hanno continuato a giocare. Ha già dimostrato molta intelligenza nel cambiare dopo 7 partite negative a rimodellare questa squadra. Adesso non è un problema di sistema di gioco, ma di atteggiamento e di mentalità. E questa è una problematica superiore all'altra, cioè quella di modificare il metodo di gioco. Certo. Sembrava una squadra impaurita, sembrava una squadra, non sembrava il Pescara normale che abbiamo visto, ha avuto degli alti. Per quello però dico che forse è stata una partita a parte. Il Pescara, dopo la sberla in casa con lo Spezia, ha dimostrato, si è ripreso subito. Bravo. Ed è andato bene. C'è solo da sperare che questa è stata un'altra partita, come atteggiamento, come tutto, sbagliata, dalla quale trarre il giusto insegnamento, le giuste motivazioni. Certo, resta inspiegabile, perché è come dicevi tu, qui adesso non è una questione di modulo, di non modulo, di preparazione, e qui è quasi a dover entrare nella testa dei giocatori e capire perché una gara giocata, ma non male perché la giocata male, proprio come atteggiamento, come modo di stare in campo, tra l'altro aiutati dal doppio vantaggio, lì è quello che si rischia così di andare incontro a un campionato anonimo? No, assolutamente, io sono convinto che già la squadra ha capito di questa situazione, l'aveva capito anche in altre partite dove c'erano state le alternanze, giocando bene e poi magari non giocando all'altezza della prima partita che aveva giocato bene. Sono convinto che hanno tutta voglia
di rifarsi, consapevole delle proprie possibilità, hanno voglia appunto di fare un campionato che sia all'avanguardia, ecco, quindi ce la metteranno tutte e quindi non mi preoccupo, conoscendo un po' i ragazzi e sapendo un po' le loro mentalità, anche avendo parlato singolarmente, devo dire che purtroppo ogni partita è una storia a sé, non c'è niente da fare. Veramente, una partita negativa, Marini e Totò De Lunardi, non si meravigliano che sia ottimista. E io sono ottimista perché sono stato sempre ottimista, nel perché guai se uno pensa in negativo, cioè, ma questo nel calcio, ma anche per tutte le altre cose, bisogna essere positivi perché se no andiamo a finire in un... Ma poi anche perché Pescara ha dimostrato in altri partiti di avere risorse. Vantaggio del Perugia con Iemmello. Perugia 1. Tanto per cambiare. Non è cambiato quindi Marinelli nel modo di pensare, ha sempre fatto così, no? Il pompiere. Vabbè, d'altronde no, va bene, io sono sempre per mettere d'accordo tutti, quindi mi trovo anche delle situazioni di dover gestire delle cose... Vedi un po' nella 21 che adesso che quelli che vengono da una cosa, quindi noi eravamo quelli che un po' accoglievamo, invece quasi siamo stati accolti di quelli che ne sono di più, no? Che vengono da due finali, cioè certo, 21, certo. 19 e 20, quindi cioè, è uno sport, ecco, bisogna considerare. Però non c'è, soprattutto non c'è tutti più pazienza, non c'è. No, non c'è più pazienza, poi adesso puoi essere anche tecnicamente forte, fortissimo, però se non corri, se non sei preparato mentalmente finisce per... Ma questo anche con una squadra che tu sei prima e le altre, no? Basta vedere se non ci stai, quello che sicuramente il Benevento come ha giocato qua non era la squadra, visti i singoli elementi... Merito anche del Pescara, però. Merito soprattutto il Pescara, quindi se sei capace in determinate essere preparato in un certo modo, con la voglia di vincere, con la determinazione di far bene, soprattutto con l'aiuto di tutti quanti, sia quelli che giocano e quelli che stanno in panchina, e non riesci a trasmetterlo, se tu lo trasmetti a tutti quanti gli altri hai un merito, ecco, questo sono secondo me. Però contro il Benevento il Pescara ha giocato la squadra, non è come ai vecchi di Tom, cioè adesso si corre, Allora intanto per quanto riguarda i giovani, oggi un buon risultato per la primavera delle Grottaglie, che ha battuto il Bologna per 3-1 con le reti di Masella, Melegoni e Pavone, e quindi un bel passo in avanti in classifica. Allora, Vincenzo Marinelli è il presidente onorario di questa società perché la storia è stata premiata da Sebastiani. Ecco, nel rapporto con l'attuale presidente, parlate, vi consigliate, lui chiede consiglio a lei e... No, si parla di calcio, c'è un rapporto bellissimo, io stimo moltissimo il presidente, quindi parliamo, discutiamo di calcio, chiaramente quando abbiamo delle possibilità lo facciamo, no, comunque lui è bravo, bravissimo, non ha bisogno di consigli, ha bisogno di niente, quindi secondo me vi posso dire, non è perché io sono amico suo, quindi io faccio anche delle valutazioni in base proprio a quello che sento e no? Che vede, cioè. E che trasmetto se dico le bugie oppure dico giusto, per me è uno dei pochi e vedrete che è uno dei pochi capace, con un rapporto bello con i giocatori, soprattutto con la puntualità, che è la cosa che conta di più, perché nel momento in cui entri negli spogliatoi nessuno deve avanzare niente, ho tutto, puntualità di stipendi, tutto, sì. già è stato pagato, cioè praticamente tutto quello che è la considerazione del calcio adesso, purtroppo non tutto lo fanno, quello è un vantaggio per il presidente, lui ha questo vantaggio, ma soprattutto anche tanta voglia, che ne possa pensare qualcuno, tanta voglia di far bene e di lasciare un ricordo di far bene. Le chiedo un'altra cosa, poi lascio la parola anche ai colleghi. Ecco, il fatto di puntare spesso su allenatori emergenti che arrivano dalla primavera, come viene valutato da Marinelli? Ma viene valutato, secondo me, sotto certi aspetti noi abbiamo avuto degli ottimi risultati, però con tutta la cosa lì, secondo me un allenatore navigato, un allenatore preparato, una cosa lì, senza niente togliere a Luciano, per l'amore di Dio, perché, sì, parliamo in generale, io lo stimo moltissimo, però c'è una differenza enorme, cioè io lo vedo anche con l'allenatore adesso che c'ho io, sì. Senza di togliere niente, che domani sera stiamo a cena insieme, quindi... È un conto allenare i ragazzini, no, dopodiché quando vai a allenare quello che si trova all'ultimo scalino, devi cambiare mentalità, cioè non sei più capito da coccolare, ed è il compito più difficile. È il compito più difficile
e questo o riesci a trasmetterlo oppure altrimenti ci vuole del tempo. No, non puoi trasmettere quella mentalità vincente. Ecco, cioè, dall'alto della sua esperienza, proprio lui, perché sono compiti diversi, se lei dovesse parlare, o se non lo ha fatto, se parlerà, se lo ha fatto. Con non la lo so. Squadra del Pescara non c'è, io non parlo assolutamente. Vabbè, presidente onorario, credo che... Allora, li saluto, ci sentiamo. Ecco, con l'allenatore, in un momento del genere, cosa gli direbbe per... fargli capire determinate cose, per aiutarlo, per aprirgli l'orizzonte a Zauri. No, assolutamente, io non mi intrometto in affari tecnici, penso nemmeno che... il presidente che lo faccia proprio in determinate circostanze, forse l'ha fatto per quella partita perché si è arrabbiato moltissimo, quindi in poche partite, perché prima di tutto a caldo lasciamo perdere. Io dico contare sempre fino a 3 dopo la partita per non dire cavolate, no, perché la partita va analizzata e quello che vedo così come tifoso nell'immediatezza non lo puoi valutare, se era rigore, se era cioè quello ha giocato bene. Quello. Quindi sono più i direttori ad intervenire, no? I direttori, intervenire il direttore, si parlano, si consigliano, si vede il modulo adesso 5, 4, 3, 2, 1, tutti, non è come top. Quindi sono diversi moduli che ognuno applica e poi secondo me applicando dei moduli tu devi avere dei giocatori giusti. Dei quindi siete d'accordo in parte che... Per un allenatore giovane, in questo caso Zauri, con no? delle difficoltà, Zauri, le difficoltà sono superiori nel rapporto, soprattutto con atleti con che i ha quali giocato hai vissuto delle esperienze precedenti da calciatore, Nicola. Certo. Sì, è sicuramente più difficile, però poi chi ha le conoscenze tecniche, chi ha i saperi di calcio alla fine esce, deve accumulare un po' di esperienza, certo. È chiaro, perché la primavera e la prima squadra sono due cose diverse, sono completamente diverse. E comunque resta positivo finora il bilancio per tutto sommato, che vogliamo dire, noi abbiamo visto le belle partite, una delle migliori giocate all'Adriatico, tutte le cose lì. Se non si riesce a capire questa situazione perché fai una partita bellissima e quindi quasi ti immedesimi e credi che la prossima sarà ancora meglio. Perché no, ma il fatto di avere questa, questa priorità nello scegliere allenatori emergenti dal settore giovanile, Totò, tu come la intravedi? Forse ne abbiamo già parlato in altre circostanze. Sì, ma a parte che è stata quasi una costante di questa gestione di Sebastiani, dopo Di Francesco, Bucchi, Odd, Pipani, insomma tutti qua, quindi voglio dire, non è né una novità. Credo. Però mi sembra di capire che Marinelli sia più propenso per allenatori più esperti, no, in generale. Più esperti generale. Di solito, però non anziano, anche i giovani, a lui piace i giovani perché a parte che sono delle considerazioni anche finanziarie, perché la società deve fare sempre i conti per farli quadrare alla fine. Perché no, ma io oramai prezzo, vedi che vanno a finire tutti in mano agli stranieri, quindi no, a parte quello, cioè, tutte le altre scelte sono state quasi tutte positive, se non vado errato, no? Certo. Quindi... No, dicevo, secondo me l'esperienza di Zauri c'entra poco, secondo me è una persona esperta, nel senso che parla per lui il curriculum, ma anche quello che ha fatto in questa prima fase, cioè riuscendo a cambiare la squadra più volte. Io credo che, vorrei dire, quella di sabato, secondo me è stata la sua paura nel vedere la squadra che soffriva e quindi trovare una soluzione diversa. Purtroppo il campo ha detto che quella soluzione era quella giusta, però voglio dire, non era una paura ingiustificata, è tanto la squadra che si abbassa. E in quel momento il Pescara stava soffrendo in maniera notevole, credo che paghi molto anche assenze importanti, perché di Palmiero stiamo parlando, ma in effetti chi dà i tempi della squadra, il Pescara in questo momento soffre tantissimo al centrocampo, perché chi lavora per tre è Memusciai, perché tra l'altro sorprende pure per quello che fa, Busellato non è al meglio della condizione, quindi Castanos in quel ruolo diciamo che è un rimedio, voglio dire, certo. Perché non è il suo ruolo, ed infatti si sente. Alla fine questa squadra in questo momento ha diverse difficoltà, l'ingenuità del portiere giovane ci sta, per cui messo insieme io credo che Zauri abbia fatto comunque una scelta dettata razionale, quella di cambiare la squadra, però poi non mi
piace che uno dica che ci siamo abbassati troppo, perché ti abbassi per forza? Perché sicuramente c'è stata la scelta quella di abbassarsi, altrimenti non giochi con 5 difensori. E quindi il rimedio che ha cercato, a mio avviso, non era quello giusto, però è ovvio che poi il campo, già l'ho detto, rinunciare a Macini, una squadra che non riesce a giocare in quel momento, non è stata una bella mossa, insomma. Quindi nell'insieme io credo che lui in questo momento stia soffrendo anche le debolezze nate da questa squadra per via di infortuni soprattutto, insomma. Il Pescara che non ha un vero e proprio attaccante, però esatto, ha l'attacco migliore, esatto, grazie alle reti di Macine e Galano. Sarà un trend fino alla fine della stagione, ovviamente ce l'auguriamo, però questa carenza del centravanti puro, di non trovare la rete, è un attimo... Va risolta. Va risolta al mercato. Certo, certo. Sì, ma il mercato deve trovare anche l'uomo giusto che non puoi stravolgere. Cioè gli attaccanti buoni te li danno? Moncini. Prima di tutto non te li danno, poi costano e quindi vai a vedere le differenze, dopodiché Nicola se va va tutto bene, altrimenti se no... Il giocatore ideale per questa squadra è Moncini. Sì, Moncini, un bravo ragazzo. Un bravo ragazzo. Tutta la cosa lì, però bisogna, bisogna vedere anche sì, Leo alla squadra... Se 11 di un giocatore, un bravo ragazzo e già... E già bocciato. C'è volume cattivo, Beh, cioè, che la voglia deve cacciare le balle. L'anno scorso col Cittadella. Nel calcio, come si gioca adesso il calcio? Se tu non hai gli attributi, non vai in campo concentrato, non riesci ad essere te stesso, non c'è niente da fare. Lo so, però, noi abbiamo giocato, cioè molte volte giochi in 10, se non sabato, è di trovare un giocatore valido, pronto. Valido, però in tutti i ruoli, quindi noi abbiamo avuto la sfortuna che stanno fuori diverse persone che dovevano essere i leader, senza togliere niente agli altri, come perché hanno dato di più. Manca Fiorillo, manca Tominello, manca Meligoni, manca Palmerio, scusate, poi chi c'è? C'è qualche altro pure? Fatemi capire. Beh, vabbè, sono stati gli infortuni di Balzano, di Campagnaro, sì, Campagnaro che secondo me dà sempre il massimo quando entra in campo. Quindi, Pescara che c'è l'attacco migliore e suona a merito dell'allenatore. Dell'allenatore che facciamo, abbiamo giocare. Sempre poi, attenzione, fatto Galano ha fatto con quello di 9 gol. Ma abbiamo fatto sempre le partite. Non è in centravanti, però è uno che ha fatto 9 gol. Tumminello sta a 10, 11, 12. No, Iemmello a 12. Iemmello, volevo dire. Iemmello a 12. Però, con quello di oggi. L'anomalia, sai qual è? Che tu c'hai. Capito. No, che c'hai una seconda punta come può essere Galano che ha fatto 9 gol. E Podazzi che se aspetta, c'è. Aspetta, fammi finire. La sì. Mezza punta che Machine ne ha fatti 6. E i centravanti che ce ne abbiamo 3. Hanno fatto 2 gol. Benissimo, può darsi, io allora ti dico. Allora qualcosa non lo dà, no? In questo avanti che l'anno scorso ha fatto, vabbè, il capocannoniere della primavera. Della primavera, scusa, sì, non sì. È che, purtroppo, no. Ma quindi io, dopo ci sono state le scelte che adesso abbia un futuro assicurato. Sì, vabbè. Però però se sta lì solo davanti lì, forse un po' la delusione è stata Brunori. Guardate che se io pongo la domanda, ma può darsi che con è vero che con i secoli, ma non si va lontano, però quando analizzi le ipotesi si fanno, magari con un centravanti diciamo con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo, che avrebbe potuto magari fare 5, 6, 7, 8, 9 gol, 9 gol non li avrebbe fatti Galano, perché sarebbe stato Totti ha deluso Brunori finora. Sì, perché ha avuto poco spazio, però tutte le volte che è entrato al meglio, anche l'ultima, voglio dire, quell'occasione che ha avuta, insomma, attaccante lì se la gioca meglio quella palla lì, perché lui si è allargato, poi ha tirato, voglio dire, soprattutto uno che adesso ha bisogno di trovare il gol, quindi non mi sta piacendo. No, parlando in generale, io credo che un attaccante in più a questa squadra serve. Come caratteristiche io vedrei, non dico il nome, però il nome, la caratteristica dovrebbe essere quella di come Melchiori, cioè un attaccante che conosci, che ha qualità, che ha esperienza, che sa che può essere utile anche in questo tipo di giochi, che Melchiori non è solo la prima punta, ma parlo, non dico, può essere pure che cioè, gli uomini di mercato ce ne tanti, un tipo di giocatore, quello di quel livello che serve a completare la squadra. Caratteristiche. E soprattutto, e in più, credo anche un'alternativa a Palmiero, perché non ce l'ha, insomma. Questi sono, se devi intervenire... Melchiori potrebbe essere? No, non lo so, io non voglio entrare, però io ti dico solo che il presidente della società farà di tutto per...
per cercare di fare qualcosa, ecco, analizzando un po' queste altre partite che andremo a giocare, vedere che succede col mercato in generale. Però per prendere, giusto per prendere, e non prendere la persona giusta, non serve, è dannoso per tutti quanti, perché vai a aumentare gli stipendi, perché sicuramente uno che viene a gennaio e che prende uno all'altezza prenderà, gli dovrai dare di più di quelli che prendono attualmente i giocatori del Pescara, poi finché le cose vanno bene si aggiusta tutto, quando vanno male poi si crea tutta una situazione illogica anche tra di loro, no? Tu stai dicendo l'importante prima di tutto è non vendere. No, l'importante è non vendere, se capita di, cioè devi dare anche la possibilità, la possibilità ai giocatori. Non c'è che prendi, Borrelli, Brunori e Maniero. Vabbè, Brunori. Allora, sono le 22:36, ci fermiamo per 3 minuti, poi torneremo in diretta da studio, a tra poco. Da giovedì 3 ottobre ritorna allo Svuotatutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro, materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro, Tempur Simmons Dors Alfa Lomo, letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 490 euro. Vieni a trovarci, quantitativi limitati, Notti d'Oro, Corso Umberto 271 Montesilvano, telefono 085 44 58 973. Da giovedì 3 ottobre, Notti d'Oro conviene. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture ed interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:42 minuti, rientriamo in diretta da Andrea Costantini in regia. Aggiornamenti sui posticipi, Andrea? Sì, Perugia sempre avanti 1-0, rete di Iemmello che ha anche colpito un palo dopo aver realizzato il gol del vantaggio, e un palo lo aveva colpito appena prima di segnare. Dunque scatenato in Serie C, San Benedettese 2, Gubbio 0, raddoppio di Cernigoi. A te.
Vediamo la classifica aggiornata con questo parziale vantaggio del Perugia, che salirebbe credo al secondo posto. Sì, vediamo la classifica aggiornata. Perugia 25 con Pordenone e Cittadella. Dunque, proprio durante la pubblicità stavamo affrontando il tema dei giovani, che ovviamente sono il serbatoio per qualsiasi società, è un po' la politica che sta adottando il Pescara, anche la scelta di Zavo, lo dicevamo poco fa, è dettata da questo obiettivo. Però Totò diceva i giovani poi... No, ma vedi, quella politica di questa società va avanti da diversi anni. Del resto l'altro anno ha preso Pillone, che non è uno che valorizzava i giovani, e quest'anno ha preso Zauri. Quindi io non legherei la scelta di Zauri a questa necessità di lanciare i giovani, perché ha preso un allenatore che secondo il presidente è un allenatore giusto per questo tipo di squadra che sta costruendo. Poi con i giovani adesso è tutto diverso, nel senso che alla fine i giovani anche a 15-16 anni sono già passati alla società. Col Parma e Pescara ha fatto diverse operazioni in cui i suoi giovani sono già finiti al Parma, poi si è stato anche restituito qualcuno. Quindi non è il problema, non è valorizzare i giovani, il problema è mettere su una squadra, ma soprattutto tenere i conti a posto, ed è questa credo che sia stata la cosa principale che abbia fatto questa gestione di questa nuova società nata ricordiamolo sempre, dal fallimento. Bravo. La base è quella, e poi ovviamente la stagione azzecca, l'altra azzecca un po' meno, però non è che l'obiettivo sia di questa società sia quello di valorizzare i giovani, credo che sia quello di tenere sul vivaio che è la linfa poi per, ovviamente anche per Nicola... la squadra. Sì, sono d'accordo con Totò. Pillone è venuto però in un momento d'emergenza, ricordatelo, perché stavamo affondando. Sì, è rimasto, voglio dire, non è quello. Il problema dei giovani è che il Pescara ha sempre fatto questo tipo di squadre negli ultimi anni, ha fatto un mix di persone esperte mettendo dentro i giovani. Con i giovani è una scommessa, ti può andare bene e ti può andare male. Il problema è che se sono giovani tuoi è un conto, se sono giovani di società... No, ma io dicevo, a me quello che veramente apprezzo è soprattutto il lavoro che viene fatto a monte della prima squadra. Questa è una società che sui giovani ha investito tantissimo, anche con l'impianto e via dicendo. Voglio dire, adesso è veramente una società sotto questo aspetto, a mio avviso, molto più solida di quello che poteva essere, diciamo. Ed è questa la partita più difficile, Marinelli? Ma sicuramente, cioè, per la prima cosa tenere i conti a posto, per vedere un po' tutto quello che sta succedendo nel calcio, no? Quindi vedere le grosse squadre e tutto, per avere una continuità e soprattutto un ricambio, o la possibilità, ammesso che ce ne fosse, di eccoti la società con X di pagare senza debiti e senza niente. La cosa più importante è quello che dicevo prima, presentarsi nello spogliatoio, che nessuno avanzi i soldi, ed è difficile, credimi, molte società che lo fanno, e quindi la cosa più bella secondo me è la gente che poi di queste cose magari poco si interessa e poco sa, dovrebbe essere orgogliosa di quello, che c'hanno una società seria che in qualsiasi momento vai in A o vai in retrocedere, non ha debiti. È la cosa importante, puoi avere una continuità, altrimenti non ce l'avrai. Tu vai a vedere che quando, scusami se un po' ritorno un po' al passato, ci chiamavano i 5 dell'Apocalisse, guarda qua, i 4 dell'Apocalisse, dopodiché quando un po' siamo andati via, il Pescara è fallito. Oh. Dopo ci torniamo su questo, con i sacrifici torniamo, l'abbiamo tenuto in piedi, evitando il fallimento. Adesso vedi che succede. Scusate. Dopo ci torniamo su questo argomento, perché c'è una persona che forse vuole salutare, mi dicono dalla regia, il presidente Marinelli. Chi c'è in diretta? Pronto? C'è il figlio minore di Marinelli. Presidente Sebastiani, in diretta. Vieni. Io ho detto, ma vieni con me, almeno mi aiuti. Qua pensano che io ti difendo perché sei amico mio, dai. Vabbè. La difende perché siete amici? Perché lo sente nel cuore. No, mi difende perché lui vuole un bene smisurato alla Pescara Calcio. Sì, e quindi difenderebbe, a parte l'amicizia che c'è tra noi, ma difenderebbe tutti quelli che tengono a cuore questa squadra e che portano avanti questi colori. Quindi lo fa con me a maggior ragione perché siamo amici, ma lo farebbe con chiunque altro volesse il bene del Pescara. Sebastiani, cosa ha preso da Marinelli da presidente? Ma io, se potessi prendere il 10% di quello che ha fatto Marinelli, sarei già contento.
quindi esagero, vedi, è difficile prendere da uno che ha fatto comunque un bel pezzo di storia di questo club. È chiaro che quello che devi prendere è cercare di prendere le cose buone, la serietà prima di tutto, e poi cercare sempre di costruire qualcosa, perché non è tanto questo momento, ma devi guardare anche oltre. Quindi se domani non ci sarà più Sebastiani, arriverà, non lo so, un'altra persona, e ci potrà essere continuità, che è quello che interessa poi alla fine al tifoso, perché fare i fuochi di paglia, purtroppo lo sappiamo tutti che durano poco, ci vuole un fuoco che dura negli anni, che dura nel tempo e possa lasciare qualcosa poi alla fine di solito. Io è quello che sto cercando di fare da quando sono entrato in Pescara. Ecco, ma la credibilità della società si valuta soltanto, come diceva prima Marinelli, dalla puntualità a livello finanziario oppure anche da altri aspetti? Si valuta sicuramente da quello, perché poi alla fine possiamo parlare quando ci pare, ma se alla fine del mese non pagano gli stipendi, i giocatori vanno in giro a parlare male della società, i giocatori non vogliono, gli altri giocatori poi negli anni successivi, se devono decidere di venire a Pescara, ci prendono 10 volte, invece questo aspetto noi non ce l'abbiamo, perché io credo che oggi se qualsiasi calciatore, più giovane o meno giovane, proponi Pescara, vengono di corsa. Quindi è una piazza appetibile. Vorrei chiedere ai colleghi in studio cosa hanno in comune Sebastiani e Marinelli. Iniziamo da Nicola Marini, poi Totò e Francesco velocemente. Ma sentiamo se sono d'accordo loro poi. Nicola. Sono tempi talmente diversi che è difficile vederle insieme queste due figure. Cioè, Marinelli ha vissuto gli anni della passione e l'ha vista più come una famiglia. Sebastiani sta vedendo come una società a livello professionistico, dove bisogna fare i conti giustamente e chiuderli come si deve per avere una credibilità nel calcio. Non ci scordiamo che l'anno scorso 3 società anche di nome sono saltate, ne saltano tutti gli anni. Quindi credo... Siete d'accordo Sebastiani e Marinelli? Sebastiani? Io, a parte che non posso essere d'accordo, ma c'è una differenza di base, che no, ma senza nulla togliere a quello che hanno fatto loro, che una volta il calcio veniva fatto, come diceva giustamente il dottor Marini, veniva fatto con più compassione, ma c'erano anche più tolleranze nel calcio, nel senso che dal punto di vista finanziario, nel senso che uno pagava gli stipendi, ma se le pagava dopo un mese non succedeva niente, pagava i contributi, ma se lo pagavi dopo 6 mesi non succedeva niente. Oggi se sbagli le scadenze federali prendi la penalizzazione. La seconda penalizzazione oggi con il nuovo regolamento c'è addirittura l'esclusione dei campionati, quindi stiamo parlando di due epoche completamente diverse. Quindi quando poi il tifoso pensa a che cosa deve fare una società, deve prima conoscere quelli che sono i meccanismi, soprattutto i regolamenti, e poi magari farsi un'idea, perché così sono bravi tutti a parole, prendiamo questo, prendiamo quell'altro, e poi alla fine del mese se non ci arriva a pagarlo magari... Sentiamo Marinelli, questo è verissimo, forse ai tempi di Marinelli, non so se Sebastiani è d'accordo, ma non tutte le società... c'erano forse meno contributi da parte dei diritti televisivi, solo questa piccola differenza, o no? C'erano no, tante altre cose, perché prima erano senza fine di lucro, non essere SPA, quindi era tutta una serie, ma guarda caso che anche prima c'erano delle regole, perché noi dalla C siamo stati ripescati in B, perché il Palermo, che prima faceva l'assegno ballerini e poi non l'ha potuto fare più, e quindi è stata... Però oggi c'è più severità. Ma assolutamente i controlli di oggi sono eccezionali, perché cioè la società deve essere seria, perché se non è seria non può fare calcio. No, si va anche sul patrimonio personale di chi rappresenta le società. Certo, no? Quindi è tutta una cosa diversa, è tutta una cosa, per quello grazie appunto alla società, al presidente che fa questa politica, che si riesce ad andare avanti. Quindi è avere delle considerazioni, perché quelle che ha detto sono le che ci siamo messi d'accordo. Certo, sono i giocatori.
pescatori che gli dici vieni a Pescara, tutti quanti domani vengono a Pescara, ma perché? È comunque perché una fortuna per una società avere due dirigenti. Quale serie la società e che rapporto soprattutto, perché nel Pescara si cerca di essere una famiglia, cioè non è che si viene considerato solo come giocatore, quindi possibilmente molte volte si porta anche le mogli insieme al giocatore a cena per creare la famiglia, tutto quello che ci vuole, la prima cosa per un gruppo. De Leonardis? Ah, la cosa che mi fa pensare di accomunarli è che praticamente tutti e due, Marinelli e Sebastiani, quando sono entrati nella società sicuramente non erano i punti di riferimento della società, nel senso che c'erano gli imprenditori più importanti e loro hanno fatto, Marinelli ha fatto tutta la trafila, è arrivato a fare il presidente e credo che lo stesso percorso abbia fatto. Quindi Daniele, sono partiti Daniele in sordina e poi. Sì, voglio dire, partendo sempre da una base pure di passione per questi colori, però nel momento in cui sono entrati tutti e due non è che erano i punti di riferimento della società in particolare. Tutto vero, no, Sebastiani e Marinelli? Sebastiani. No, sono, e questa è una cosa che è sotto gli occhi di tutti. Io sono entrato a Pescara, ero penso l'ultima ruota del carro, forse anche dietro all'ultima. E poi ci siamo dovuti rimboccare le maniche, non solo io, perché io devo essere sempre onesto e obiettivo come sono sempre. Se siamo qui sicuramente sono stati gli errori in passato, tutto quello che ci pare, però siamo qui grazie a tutti quanti, quelli che c'erano, a quelli che ci sono stati strada facendo e quelli che ci sono ora. Quindi, tutti hanno permesso che questa società in qualche modo potesse andare avanti. E negli ultimi anni diciamo che la figura è stata predominante, però ci sono state tante altre figure che hanno permesso che questa società, certamente Sebastiani da solo non avrebbe potuto fare nulla, dove credo che sia stato bravo io a un certo punto a mettere un punto e cominciare a fare una politica diversa, perché la politica che avevamo fatto per un certo periodo sicuramente ci avrebbe riportato dritti a Porta Nuova, dove c'è il tribunale. Strada facendo, anche Marinelli con soci diversi ha fatto lo stesso percorso. È vero, è vero. Anche noi ci siamo trovati in difficoltà con tutta una serie di imprenditori, perché nel momento in cui, capito, 30, le regole 20, vanno cambiate, la cosa man mano tutti scappavano, poi se ritorniamo in Serie A tutti quanti a zero, la Pescara Calcio che era a zero quando l'abbiamo dato, c'era solo il mutuo federale. E quindi nessuno si è fatto avanti, quindi purtroppo è un problema. Quando si parla di cambiamento oppure si contestano le persone, secondo me, ma in qualsiasi posto, in qualsiasi azienda, poi particolarmente nel calcio, tu devi avere un ricambio, no? Cioè la gente che contesti, a parte che non ci sono nessun altro capace o voglioso di prenderlo seriamente, solo nell'interesse della Pescara, di Pescara, della città, no? Se non c'è nessuno, ma è inutile che andiamo a contestare, oppure non andiamo allo stadio. Quindi che facciamo? Francesco, poi salutiamo il presidente Sebastiano. La qualità maggiore di entrambi è la passione per il Pescara, per la squadra della propria città. La società di adesso è completamente, non parlo solo a livello calcistico, il mondo di adesso è completamente diverso da quello di 20 anni fa, però le regole, bene o male, oggi sono diciamo anche più restrittive, ci sono controlli maggiori. E qui è il grande merito di questa società, faccio l'esempio che già è davanti agli occhi di tutti perché fa parte del passato, due retrocessioni, ci sono società che per restare in piedi, altro che come è stato il Pescara che è andato in A, è risceso in modo disastroso, ha continuato a fare calcio ed è tornato di nuovo in Serie A ed è agli alti livelli di Serie B da anni. Significa che questa società ha una solidità non solo di natura economica, ma una solidità proprio come struttura. Per struttura sappiamo. Che poi è considerata a livello nazionale, perché appunto, sì. Ti dico una cosa che dico che sono amico del presidente. Cioè Daniele è bravo, cioè è bravo a gestire, è capace, perché io gli dico ti devo far fare anche il corso di allenatore, perché a parte tutto quello che amministrative anche ne capisce di calcio, che secondo me può stare a fare l'amministratore oppure
qualcosa di molto più alta delle società di un certo livello. Si resta a pescare, perché lo considerano meglio, tanto, vi posso dire, io con un po' di rapporti che conosco un po' i italiani, ecco, che conosco un po' tutti quanti. Sebastiani può fare carriera in Lega. Ma certo, Sebastiani è già stato vicepresidente, sì, ma in Lega secondo me un po' riduttivo. Sì, io lo vedo più un grosso club, di un grosso club, ma magari. Qua ci rimette, lì può andare. Come vedi il suo futuro, Sebastiani? A Pescara? Il mio futuro? Sì. Ma io credo che intanto io ho le mie attività che devo curare bene, perché sennò poi non posso comprare manco il biglietto per lo stadio, non solo non posso tenere il Pescara. Però al di là di questo, voglio dire, la cosa importante, io credo che oggi le regole che sono state messe nel mondo del calcio sono giuste, ma sono anche esagerate, perché non ci dimentichiamo che queste sono società di capitali e quindi, come tutte le società di capitali, vengono gestite dai proprietari, quindi tutti questi paletti io non li condivido, premesso questo, ma non li condivido per un motivo semplice. Io condividerei più il fatto che se una società fa delle cose che non deve fare, fallisce, deve sparire dal calcio, perché oggi quasi quasi è diventata un'opportunità per le società che sono piene di debiti fallire e ripartire dalla serie, Lega Nazionale Dilettanti, un club importante, una piazza importante, con 2 anni te lo ritrovi lì, è uno che fa sacrifici da 10 anni e ogni 2 per 3 si ritrova della gente che magari non sarà la stessa, ma delle squadre che ti giocano contro pur avendo fatto buchi da milioni di euro. Questo per me è una cosa che non va bene nel mondo del calcio. Però purtroppo le regole sono queste, noi dobbiamo stare. Però non ci ha risposto cosa il mio propone futuro nella sua carriera di dirigente. Io non sono partito nella mia vita per fare il calcio. Assolutamente. Mi ci sono trovato, mi ci trovo bene, lo faccio con passione come faccio tutte le mie attività, perché mi piace lavorare. Certamente il mondo del calcio è affascinante, appassiona tutti, però io fin tanto che c'ho questa passione lo vorrei fare qui a Pescara. Se poi a Pescara dovessi trovare qualcuno, non solo a Pescara, magari se di fuori va bene uguale, serio, che vuole contribuire in maniera importante a far crescere Pescara, sarebbe la persona più felice del mondo. Però Marinelli ci ha detto che lo porta in nazionale anche Sebastiani. Nazionale, a fare che in nazionale? Non lo so. Io posso giocare in nazionale. Ecco, lui vorrebbe fare 10 minuti in nazionale, magari in un amichevole, 10 minuti in nazionale, vorrebbe giocare. Presidente Sebastiani, grazie per questo saluto. Grazie a voi. Presidente Marinelli. Buonasera, buonasera Presidente. Buonasera. Allora andiamo in pubblicità, poi torneremo su quell'argomento che aveva accennato prima Marinelli dopo il suo addio, cosa è successo. A tra poco. Da giovedì 3 ottobre ritorna lo Svuotatutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80%. Biancheria Grandi Marchi, Borbonese, Blue Marine, Liu Zhou, Bellora, Somma, Bossi, Down & Step. Trapunta matrimoniale Blue Marine, 195 euro. Completo letto matrimoniale Liu Zhou, 149 euro. Completo letto matrimoniale Fazzini, 69 euro. Trapunte assortite Disney, 39,90 euro. Trapunta singola Caleffi, 24,50 euro. Asciugamani 1 più 1 Caleffi, 3,90 euro. Vieni a trovarci. Quantitativi limitati. Dati. Notti d'oro, Corso Umberto 271, Montesilvano, telefono 085 44 58 973. Da giovedì 3 ottobre, Notti d'oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport.
Zampa Corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. minuti ancora da Andrea Costantini in regia per vedere se è cambiato qualcosa nei posticipi. Non Andrea? Ci sono novità, perché in Serie B appena iniziato il secondo tempo a Perugia, sempre Perugia 1 Cosenza 0, Samb 2 Gubbio 0 invece in Serie C, tutto invariato. Allora Vincenzo Marinelli, vabbè, con lei si può fare un po' la storia del Pescara Calcio, però andiamo in sintesi, perché lei ha lasciato la carica di vicepresidente. Enrico, di presidente, sì? Scusami, proprio in questo momento gol del Cosenza con Sciaudone 1-1. Andiamo segno il Cosenza pareggio. Nell'87, dopo la terza promozione in Serie A, Cadea, Angelillo e Galeone, decidete voi quattro moschettieri di lasciare. Arriva Pietro Scibilia, lo porta lei Scibilia? No, Scibilia già era il nostro sponsor. Devo sì. Dire la verità, allora Scibilia a me me l'aveva presentato il Mancaniello, sì. Il comandante della Mario Mancaniello, che poi vabbè è entrato lui nel calcio, l'aveva presentato e poi era l'unica persona che aveva un po' di esperienza di calcio, aveva fatto bene a Giulianova, una persona seria, avrà avuto le, cioè, praticamente ci ha fatto lo sponsor e poi è entrato nel Pescara. Però devo dire che, ripeto, eravate dopo, 30 di pescaresi, sì, che potevano, dopo a tutti quanti quelli che avevano promesso, no, nel momento in cui si vinceva il campionato si toglieva tutti i debiti del pregresso e si andava solo a investire tutto, dice facciamo una nuova società, facciamo qualcosa di, e poi non è stato possibile. Se non ci fosse stato, cioè Scibilia, nessun pescarese, nessun altro è venuto nemmeno a contare a dire mo entra nella società. No. Come ricordate quel passaggio? No, io spero, perché dico la cosa, i tifosi, cioè praticamente come si fa? Cioè che tu vieni a contestare perché noi siamo usciti da via Venezia, c'è solo la cosa, siamo dovuti uscire perché pieno pieno, io e De Cecco, da sotto ai garaggi e passare lì dall'altra parte che c'è la provincia, cioè ma ti rendi conto, contestare a noi, perché? Perché avevamo tenuto, grazie alle nostre, che devo dire, perché allora erano dei sacrifici, vi posso assicurare, ed eravamo gli unici
che appunto vi potete far dire da Repetto, da Allegri, da tutti quanti lei, che quando entravo nel spogliatoio io che era la responsabile, nessuno avanzava una lira e tutti dovevano comportarsi in un certo modo. Nicola e Totò. Perché noi lo seguivamo anche nella vita privata. Passaggio che adesso purtroppo si chatta, si fa tutto di... Passaggio sicuramente traumatico per tantissimi pescaresi che avevano vissuto la grande avventura del Pescara degli anni ruggenti, ma anche pieni di speranze, perché per loro a un certo punto è stato un abbandono quasi obbligato, viste le contestazioni. Forzato, sì. E con Scibilia, visto che non c'erano altri che si sono fatti avanti, molti tifosi... Perché Scibilia aveva una storia sportiva, cioè Scibilia era Gis, Gimondi, bravo, quindi nel ciclismo aveva già investito parecchi soldi. Quindi si pensava al classico magnate venuto da fuori che potesse investire, e in realtà in un anno o in un paio d'anni l'ha fatto, perché ha comprato anche giocatori importanti, Dunca. Junior lo portò Marinelli, Junior con Nizzolo, sia Junior che Sliskovic lo portate gratis, quindi, perché gli unici due stranieri che noi, la società Pescara, quindi, non ha cacciato una lira, perché Dunga era della Fiorentina, che c'era Pierpaolo Baretti, che mi ha detto prendi Dunga, te lo fai tenere, e Galeone mi ha detto come lo faceva giocare. Comunque era una squadra che sicuramente faceva segnare. E dopo segnare, Leo Junior, perché era... Come è andata? Nizzoli era amministratore del Torino, era amico mio, eravamo in consiglio di Lega, quindi tutte e due gli altri. Torna al pensiero, se torna con il pensiero appunto a quegli anni lì, quei momenti lì, prova ancora amarezza oppure prova rabbia oppure no, diciamo difficoltà che... ovviamente nel capire, perché stavate facendo calcio. Va bene, io se vi racconto la storia mia devo fare un libro prima o poi, se mi danno io andavo a Rampigna e c'era la rete, no? C'era un po' le unghie lunghe, tornavo a casa sempre col sangue, quindi... Cioè io sono sempre stato tifoso del Pescara e mi hanno detto metti un milione, che non di euro, di lire, io solo per andare a vedere la sede, vi giuro, a Via Sulmona, quando ci sta Scuccivarra, dice che ho messo i soldi e sono andato alla Pescara. Prima partita, cioè, 1956, dire, contro la Regina a Rampigna. A Rampigna, porca puttana, che stava sopra ai palazzi dove ci stava ancora in costruzione. Quindi, appunto, allora, con tutto quello che lei ha fatto, nessuna malizia, però io devo dire che a me il calcio mi ha dato anche... C'è la possibilità di conoscere le persone, io che sono abituato ai rapporti, ma ti parlo a livello politico, a livello sportivo, e devo dire che nel calcio nessuno può dire che ha pagato un caffè a me, l'ho sempre pagato io, a tutti quanti il caffè o il pranzo. Ho avuto degli amici che anche adesso ho, e devo dire che anche nella vita, nelle mie attività, mi hanno aiutato senza saperlo addirittura. Parlo, non so, degli episodi proprio che magari in un'altra occasione, sì, con Giampiero Boniperto, capito, quel che pensava di me, quello che ha fatto per me, Mantovani, tutte queste persone qua, a me mi ha dato la possibilità appunto di conoscere questo, però mi ha agevolato nelle attività, perché io lavoravo per la Shell, facevo il rappresentante del Città. A un certo punto il mio problema era quando entrava dal medico, voleva parlare di calcio, mentre per gli altri colleghi poverini non le ricevevano nemmeno, non so per dire. Quindi che significa pubblica relazione, tutta una serie di cose, quindi mi ha aiutato, però io sono stato sempre innamorato, e devo dire, e lo ripetevo l'altro giorno, l'ho ripetuto un po' a quelle della giunta, perché mi hanno consegnato questo chatteo loro, per quelli che hanno fatto qualcosa, che io ce l'ho nel cuore Pescara. Io quando siamo andati per la prima volta in Serie A, che sono venuti degli amici miei di Torino, che non sapevo, dice, ma Pescara non era la provincia di Ancona. Cioè delle situazioni, cioè Pescara ha avuto tanto anche dal calcio, no? Come immagine, come turismo, come tutto, perché prima Pescara non conosceva nessuno. Totò, non c'era la comunicazione di adesso, però così. Ma di quel periodo io non finirò mai di rimproverarlo, perché secondo me quella è stata la svolta del calcio pescarese, perché questa era la squadra, quando loro hanno abbandonato, che era arrivata in Serie A con tutti i giocatori di proprietà, tutti giovani, cioè era la selezione perfetta, che poi
loro stessi prima di andare via hanno preso Barbie Junior e Slisco, a maggior ragione. È stata un'occasione, secondo me, irripetibile, perché poi il cambio di gestione, intanto, cioè la gestione Cibiglia lunga, importante, però a mio avviso è servita soprattutto nei momenti di difficoltà, cioè nei momenti di difficoltà Cibiglia ha garantito continuità a questo Pescara, mentre ha dato poco rispetto a quello che poteva essere la struttura. Quelle che si aspettava. Io la leggo, la leggo questo, perché le aspettative erano tante, però che devo dire, quando è arrivato Cibiglia col suo gruppo, gli acquisti che sono stati fatti erano Zanone Rotto, che veniva dall'Udinese, era Ferretti che era libero dall'Ancona, era Zinetti che stava spesso a Bologna. Hanno dato retta, benissimo, questi erano, voglio dire, l'investimento comunque, che tanti tutti speravano, non è che ci sia stato immediato. Lui ha dato solidità, a una, soprattutto nelle situazioni difficili, che ne ha avute tante. Se ricordiamo, in quella di questa gestione, due volte Pescara era retrocesso, è stato ripescato. Comunque anche lui è stato proprio perché aveva i conti in ordine grazie a Cibiglia. Anche Cibiglia è stato, però l'occasione male, vera, perché hanno ritirato i gelati al campo. Mi ricordo gli episodi pazzeschi che ti fanno male, cioè tu vai per essere però, acclamato, perché parliamoci chiaro, un dirigente che va a fare calcio ha delle ambizioni, ha dei programmi, ha delle voglie di arrivare, di fare un qualcosa di più, di dimostrare. Però come l'ho vista io, ma proprio che io non è che mettevo i soldi io, quindi i soldi erano tuoi. No, ma tu però secondo me quella è stata l'occasione in cui veramente si poteva cambiare la storia di questa società, perché tra l'altro avevi quel campionato vinto in maniera eccezionale, Galeone che è diventato immediatamente il profeta di questa situazione, 40.000 persone anche allora allo stadio, voglio testa dire. Sua, voglio cioè, dopodiché quello è stato il patrimonio perso, dopo questa situazione non c'è più stata, tanto è vero che poi c'è stato un altro fallimento e via dicendo. No, in quella situazione era quando noi dovevamo fare la C, avevamo venduto anche dei giocatori, poi abbiamo fatto la B, perché grazie al Palermo che non ha portato la segna circolare, io ero vicepresidente di Lega, quindi la mattina telefonavo a Matarresi, diceva guarda, se quello non porta la segna circolare, mi dispiace, l'avvocato Matte, amico mio, però al campionato. Nel periodo di Cibiglia lei si è staccato ovviamente dal Pescara, si è dedicato all'Under 21, no? Ed è stato proprio lontano dalla società. Sembrava molto poter rientrare un periodo con Edemondo e Di Lena, c'era stato un approccio. Non ho avuto mai contatto, perché purtroppo. No, si parlava di lei insieme a Edemondo e Di Lena. Si è parlato di lui come. Non è più rientrato. No? Non sono rientrato perché poi non ci sono stato, mi sono anche ingavolato e devo dire non frequentavo più lo stadio, perché esatto. Daniele mi ha riportato allo stadio. Esatto, piano piano, perché non ne volevo sentire, ecco. Mi ero quasi sempre tifoso, però mi ero disintossicato. C'è stato qualche episodio che l'ha disturbata in questo ma modo. Qualcosa è inutile andare nei particolari, c'è stato il direttore sportivo, cioè praticamente avevo chiesto un favore al presidente, lui manco io l'ha detto, quindi per dire mi sono incavolato, dai. Vabbè, quindi il direttore sportivo vabbè, non sappiamo Marina te lo posso anche dire, guarda, ci stava Gorbi alle tribune, a me non mi piaceva a cazzotta, allora un certo momento guarda, meglio che non ci vengo più allo stadio, e lì si è sentito perché, un po' ferito, si è sentito beh chiaro, perché come uno che sta 25 anni in una società, dopodiché va a chiedere, o quando per favore, ti posso anche dire, avevo chiesto 4-5 tessere omaggio dandogli un contributo, cioè pagando, sì. Però le volevo dare omaggio perché lo volevo regalare a qualcuno, no? Vabbè, lì si è sentito. E quindi a un certo momento mi sì, mo faccio io, il fatto stesso che non mi ha dato niente, poi dai scusa mi sono scordato, mi ha detto ma va. È successo, c'era Corbo, te lo ricordi tu Corbo? Antonio Corbo, c'era lui, io sono uscito dallo stadio e non ci sono andato, finirono quando sentiva che Cibiglia voleva vendere, c'è stato quel passaggio poi con i Soglia, Pincione. Lì lei, parentesi da dimenticare, ha mai pensato? Io sono stato invitato, ve lo posso dire, sono stato invitato a un tavolo del Silivre. In prescrizione. Non ho fatto niente. Prescrizione. A un tavolo con dei politici, con questo cavolo di Soglia e tutto, e dice: ah no, tu devi fare il presidente. Io devo fare il presidente, ma scusa, fammi capire, perché devo fare il presidente? Io non ho voglia di mettere, anche perché non ho i soldi che servono a Pescara.
E allora chiamai, non mi scoglio, da padre, dice, ma tu perché ci vieni qua per scarafare? Cioè degli interessi, ti hanno promesso qualcosa? Eh sì, perché qua a me mi fanno fare. Ho detto, vabbè, ho capito, ho trovato un altro presidente. Quindi poi si arriva al fallimento. Pescara fallisce, però per fortuna c'è questo gruppo di Peppe De Cecco, della Caldora, di Daniele Sebastiani. Ti devo dire che anche col povero avvocato di Giovanni, Federico Di Giovanni, che, sì, che purtroppo è morto, e compagnia bella, avevamo fatto anche un gruppetto. Lui voleva che ci fosse, prima che si facesse avanti De Cecco, di prenderla questa Pescara, si era fatto un programma. Insomma, poi è venuto fuori tutta la cosa, e quindi poi man mano lui mi ha... Ecco, come l'ha convinta Sebastiani a tornare vicino alla società? Ma vabbè, sapevo che ero tifoso, e poi mi invitava ad andare a vedere, vedere le partite fuori. Stiamo rinfrescando. Io, vabbè, mica si può ricordare proprio la lettera di tutto, quindi sono passati degli anni. Poi a una certa età sai come la cosa. Insomma, comunque è rientrato e mi ha ripreso, sembra una cosa, mi è ripreso più di prima, di quando ero presidente. Una droga, Cioè, porca puttana, io prima, dopo la partita, a prescindere, fumavo un pacchetto di Marlboro e andavo a dormire. Io domenica sono stato male, porca puttana, sabato quando è. Francesco ti riprende, no, per fortuna che lasciando il Pescara nell'86 sono entrato con Andre 21, quindi con Matarrese. È la seconda volta che mi capite di stare in trasmissione con Eramo, di nuovo noi tre, con il presidente Marinelli. La Marcord. E oltre che la Marcord, io ancora adesso pongo la domanda, ma uno che ha fatto tutto quello che ha fatto, e qui mi aggancio a quello come che dicevo Totò, ma non so, ecco, ma non che non sono d'accordo con Totò, perché Totò ha posto la domanda e sembra quasi un rimprovero. No, è un rimprovero. È un rimprovero che se ne sono andati, ma se un loro affettivo, sì, anche, sì, no? Ovvio, di stima, ma se loro non avevano più la forza, e se lui dietro le quinte poco fa ha fatto pure i nomi, che ovviamente io non riporto, ci mancherebbe, di tutti gli imprenditori che lui è andato a trovare e che gli avevano detto ma sì, lui, appena vai, fermati, ha superato periodi peggiori, doveva superare problema, devo dire che non ho la forza per superare, perché 7-8 imprenditori di Pescara gli avevano promesso, se vai in Serie A siamo con te, che cosa c'è, sono venuti con lei? Ma perché adesso non abbiamo fatto anche delle riunioni che sono state pubblicizzate anche sui giornali, delle riunioni con qualche imprenditore per poter allargare, per andare a vedere, vogliamo fare un passo di qualità, oppure dobbiamo stare nella mediocrità? Oh, lo sai che l'hanno parlato i giornali, quindi figurati a Pescara, se parlare piace a tutti quanti, quando c'era caccia la moneta. Talmente difficile. Scusami, Totò, perché c'è Nicola che voglio ribadire una cosa a voi. A me quello che non ho sopportato, a parte che è la scelta sbagliata, ma soprattutto il fatto che voi, dopo quell'approvazione, forse la più bella che abbiamo vissuto, siete dovuti uscire come i ladri, secondo me, da una porta di servizio, perché c'era chi premeva, perché ma c'era mille persone, ma c'era questa cosa da sportivo e da pescarese non l'ha mai accettato. Ma uno che è cacciato che fa la cosa lì, scusa, tu ti senti, allora, devi uscire dalla porta di servizio, dovevi restare. Sentiamo un altro ex io in quel momento avrei voluto avere un po' di milioni di euro, allora hai lasciato per altri motivi la carica di prestazione dopo la retrocessione io sono andato a casa con la camionetta della polizia, l'ex presidente dell'ordine dei giornalisti, Totò, l'ex presidente, io manco segretario, l'ex presidente dell'ordine dei giornalisti. Allora, qua ci stiamo dimenticando però un episodio che ha fatto la storia, e che quando diciamo che nell'87 c'è stata questa mancata svolta nella storia del Pescara, c'è stato un episodio di cronaca molto, molto grave, ricordiamocelo. Cioè, ricordiamocelo, uno dei motivi per cui loro sono andati via è per quell'episodio di cronaca che capitò purtroppo a Filippo Di Cecco. Diciamo così, molti che Filippo non lo sanno, non ci vale più, Filippo non ci va più, poi capito? È stato il maggiore azionista, tanto per essere chiari, della società, Filippo Di Cecco, era colpevole, io presidente e lui amministratore, molti non lo sanno, sintonia, sa cosa penso. Allora, quello è assolutamente, ma per l'amore di Dio, l'elemento che ha convinto, tra l'altro due non erano convinti, ed erano Panfilo De Leonardis
e lui non erano convinti di andare no, via. No, io non ero convinto, non ero convinto perché con Filippo. Però poi ci stavano Tara Borrelli e poi c'era Filippo De Cecco, che aveva passato quel guaio che aveva passato, innocente completamente, perché è entrato la sera e è uscito la mattina. E quindi, ragazzi, ma ti trovi in una situazione che tu hai venduto il campionato. Buie. Certo, è quello certo, che sto dicendo, parliamo di uomo. Li stiamo. Noi abbiamo avuto i problemi con le guarda, non. Ma questo è stato, che è stato quello che ha fatto. Siete usciti col cellulare allo stadio per le contestazioni. Insomma, non le è mancato niente. Vabbè, un'esperienza, però io lo rifarei, cioè che ti devo dire? Perché voglio bene a questa città, mi piacerebbe andare a giocare nei campi dove ci sono le vetrine, però devo ringraziare il Padre Eterno, dico che mi si sono avverati tutti i miei sogni, perché ho pensato di andare a vincere a Roma. Da Roma, ho pensato di vincere a San Siro, siamo andati a, ma chi l'avrebbe pensato? Ci stavamo in quarta serie, scusa, fammi capire. Qual è il sogno che è possibile? Tutto a me ora, nel calcio tutto mi si è avverato. Qual è il sogno che ora ha Vincenzo Marinelli? È uscire che il Pescara va in Serie A. La prima e cosa. Sarebbe per che lei la prima sesta. Di uscire facciamo, perché mi dispiace in questi ultimi anni che per ben due volte che non mi era mai capitato di andare alle Olimpiadi e ci sono stato male, vi devo dire. Sì. Lei ha fatto quattro Olimpiadi e ha vinto quattro campionati cinque europei. Olimpiadi, sì. E campionato le. Quattro campionati europei vinti. Sì, ma di Olimpiadi ho fatto qualcosa di più, perché se vai a vedere Barcellona. No, noi risultato quattro, cinque. E non l'ha mai vinto. Però. Vuole vincere un Olimpico, tornare, uscire, in Serie A, tornare in Serie A, pescare, uscire, vabbè, restare in Serie A possibilmente un anno, soltanto. E poi con la 21 spero di uscire, di vincere sto cavolo di ultimo campionato, perché mi dispiace, l'ultimo campionato è stato drammatico e molto sentito negativamente, perché dopo la voglia del pubblico, perché non devi scordare che ho rivisto Bologna, lo stadio di Bologna, come quando i 40.000 che c'erano a Pescara, no? Sì, lo stadio pieno, la gente acclama, facciamo una partita alla fine del mondo e poi ci andiamo a impelagare una seconda partita in un modo allucinante, e poi quei giorni drammatici per vedere quelli che fanno gli altri, quando che sai attraverso i giocatori che già si erano messi d'accordo quali erano i risultati, no? Però bisogna rialzarsi. Però bisogna rialzarsi, adesso speriamo, non c'è due senza tre, abbiamo fatto il terzo campionato. Come vogliamo salutare Vincenzo Marinelli? Volevo una cosa buona, volevo sapere, siccome prima si parlava degli allenatori giovani, cioè tu l'hai vissute tutte le Under 21, mi spieghi perché nessun allenatore Under 21 ha fatto poi carriera da allenatore della squadra di club? No, ne ha avute 7-8. Perché hanno forse valuta, cioè l'allenatore di una nazionale deve essere un selezionatore, perché deve guardare tutti i giochi e vedere come li può assemblare. L'allenatore del club ha la quotidianità, quindi uno pensa, magari lo vede come sfaticato, devo dire, l'allenatore della nazionale, cioè con meno impegni quotidiani, no? Quindi evidentemente. Però che ti devo dire, Tardelli è stato molto sfortunato, perché già l'avevano preso nel momento in cui andiamo fuori in giri, perché Tardelli, Maldini, Gentile, Maldini, poi Maldini però è andato in no, abbiamo perso l'Europeo, l'abbiamo perso per, cioè in Francia, ricordate? L'altro che era a Torino, quindi poi chi c'è? No, quella un altro, Ferrara, Ciro Ferrara, l'attaccante. Ciro Ferrano, no, Ciro Ferrano, poi Davis Mancia. Abbiamo fatto la finale e quindi c'avevamo la Spagna che era qualcosa di. Però lui dice che i club non hanno mai avuto. Club nessuno, mentre succede il contrario, l'allenatore di club può fare la nazionale, l'allenatore dell'Under 21 non fa l'allenatore. Allora, velocemente, Francesco, l'ultima curiosità. Enrico, sì. Allora, Perugia che torna in vantaggio con Falasco, però ci sembra una topica del direttore di gara, perché Falasco ha segnato con il braccio in mischia su azione d'angolo, e c'è stata anche una espulsione di un componente della panchina del Cosenza, perché ci sono state tante proteste, ed è una topica del direttore di gara. È stato convalidato il gol. Gol convalidato, okay. Poi proteste ed espulsione di un componente della panchina del Cosenza. Però l'errore è madornale. Gol di braccio di Falasco. Per fortuna che il VAR ci sarà dal prossimo anno. Francesco, veloce. Benaugurante, se vogliamo, simpatica. Ma lei ha la splendida età che ha, dove la trova tutta questa lucidità?
e forza di continuare a fare quello che fa da 30 anni. Io mi scordo l'età, quindi questo è un segreto. Infatti, ma infatti non l'ho detto, la sua splendida età. Le mie età sono tante gli anni, però ringraziando Dio mi sento bene, mi sento fisicamente. Lui fa sport ogni giorno. Di fare qualcosa di positivo. Il Pescara no? Che non va in asse allunga la vita, lo sa, sì? Sì, non so, io devo campare ancora tanti anni. Appunto! Di quelle che sono le mie previsioni mentali, sbaglio, però uno ci prova, no? Vuoi non provarci, dobbiamo essere positivi, adesso l'Italia è tutta negativa. Io lo dico anche ai ragazzi, svegliamo questa gente che è negativa, facciamo vedere che siamo capaci come gruppo di inventarci qualcosa e che trasmettiamo fuori la voglia e la volontà di essere italiano. A me mi si alzano i capelli quando si fa l'Inno d'Italia. Nicola, per chiuderti. Questa sera, sì, che è successo? Pareggio immediato del Cosenza con Rivière, 2-2. 2-2 a Perugia, forse è giusto così. Nicola? Su che cosa? No, su Perugia, sulla chiusura, l'ultima curiosità per Vincenzo Marinelli. Perché... No, Vincenzo Marinelli, oltre che un amico, è uno con il quale ho condiviso insieme ad Antonio... Bei ricordi. Bellissimi ricordi. No, però la cosa bellissimi che ti devo rimproverare, ti posso dire... La, cioè a lui non siete per Paolo, non siete capaci di organizzare una cena di quello che era il calcio prima, quello che era il Pescara prima, di fare una cena tra amici, non sono capace. Se lei mi dà l'elenco, sì, penso... No, l'elenco le devono trovare loro due, facciamo una cena di reduci del sono bianca 5 azzurro. Anni di più. Comunque Nicola, tu ricordi anche da giornalista Tempo, Rai, sono legati proprio alla gestione dei Marinelli, anche a quella di Cibiglia, no? Sì, sì, certamente. Ci hanno regalato dei momenti e delle grandi emozioni. Noi li vivevamo pochi questi momenti, perché in quel momento, mentre loro festeggiavano, noi dovevamo lavorare. Però ovviamente ci hanno permesso anche a me di fare una bella carriera, perché stando in Serie A è chiaro che la domenica sportiva e tutte queste cose erano legate ai successi. Che poi devo dire che c'era anche un bel rapporto con loro, perché sì, sì. Ogni tanto ci si arrabbiava, però no, io mi arrabbiavo perché dico, a prescindere, voi dovete difendere la Pescara Calcio, qualsiasi cosa, io vi dico la verità, se magari qualcuno sgarra, però si pubblica quello che non noce la Pescara Calcio, ricordate? Sì, ma noi facciamo i giornalisti, e ci stavamo spesso, perché dobbiamo voler bene alla città, perché quando si paga adesso di tutte le negatività, e in molti casi si parla di negatività perché fa notizia, la positività secondo me, non lo so. La domanda mia è una sola, sport, dei tanti allenatori che lei ha visto, che tu hai visto in tutti questi anni, chi ti ha lasciato un'impronta? A tutti, un po' tutti. No, tutti. Nel senso, guarda, cioè no, direi una cavolata, no, perché Tardelli sotto il punto E, Maldini sotto altri punti, ma cioè c'è tutta una serie di cose. E io, cioè se tu ti vai a mettere in una situazione che li giudico tecnicamente, sbagli, perché non sei No, tu devi giudicare... No, come persone sicuramente... Tutto di più, l'unico che purtroppo, che mi dispiace tanto, che non ho rapporti, che non ho avuto rapporto, ho cercato in tutti i modi di cucire, è con Claudio Gentile. Con Claudio Gentile della Nazionale, Gentile, ma lui forse si riferiva più ai tecnici del Pescara, quindi a Tom Rosati, Galeone. Con la Nazionale. No, lui forse riferiva più ai Pescara. Abbiamo perso lì che lui c'è arrivato Rossi, commissario della Federcalcio, ve lo racconto in 3 secondi. Loro parlando sempre con Claudio, nel momento in cui tu te ne vai o te la cosa lì, me ne vado pure io, quasi giurato e detto, no? Quindi guarda caso è venuto, c'è avuto una cosa, un momento drammatico alla federazione, che è venuto Rossi, no? Sì, e hanno mandato via Gentile, è successo tutto quei casini. E io me ne sono andato all'India, aspetta, me ne sono andato lì. Dopodiché mi chiama Albertini, che era stanziando con me. Dice, guarda, siccome non c'era Gravina, il Consiglio federale azzerato, dice, tu devi venire lì, devi andare a fare il capo delegazione, è tutto, ti mettiamo in mano. Mi chiama Casirache, che gli hanno dato da fare la cosa lì, io ho detto una volta è venuto Albertini, ma che gli dovevo dire? Ho chiamato a Gentile, ho detto, guarda, che per me è la vita stare in questi ragazzi, no, che gli posso dire? No, lui si è incazzato. È finito, allora, io sono andato con l'altro. L'unico allenatore con il quale non è riuscito a legare è Gentile. Allora, ma no, prima sì, ti devo dire, dopo verso la fine. Nel Pescara, io qual è l'allenatore con il quale non è riuscito mai a legare? Ah, della sua gestione, ovviamente. No, con tutti, dai. No, qualcuno c'è stato.
No, che ti devo dire, adesso non mi fa dire. Vabbè, andate in prescrizione. C'è certe scelte di Salvatore che ne metto due, così fa più di uno. Insomma, no, vedi, ogni riferimento è puramente la sua. Dai, vai a vedere. No, ci abbiamo, te lo ricordo la storia del pescatore? Qualcuno l'ha cacciato, no? Sì, ma ce ne ha messo due una volta la cosa. Oh. Andrea, finale a Perugia non possiamo darlo, ma siamo ancora sul 2-2. Sì. Non esattamente 2-2, mentre in Serie C al 90esimo San Benedettese 2, Gubbio 0. Allora, ringrazio in particolar modo Vincenzo Marinelli per aver accettato il nostro invito. Tra Revival è presente, grazie a Nicola Marini che si è sobbarcato il viaggio da Roma per essere no, qui a casa sarei tornato da noi, stesso, però puntuale come sempre. Invitiamo a cena, quindi grazie a Totò De Leonardi, a Francesco Di Francesco, a Maurizio Daguin in regia, a Loris Bennato, a GT Fotovide, Stefano Reganati. Ci rivedremo lunedì prossimo. Abbiamo parlato di Frosinone Pescara, questa volta deve parlare il campo un po' come sempre. Grazie Marinelli, grazie per averci grazie scelto. A voi, grazie.